Eccolo qua, eccomi. Ciao a tutti ragazzi, buon nuovo inizio di settimana, anche se io sto registrando domenica sera per un motivo. Cerco di farvi avere questo video lunedì mattina per farvi iniziare al meglio la settimana e anche perché lunedì alle ore 15 è programmata la conferenza stampa di presentazione di Angel Di Maria. Quindi voglio portarvi poi un video sul canale di conseguenza, voglio portarvi un video successivamente. E non riuscivo a incastrare il video di mezzogiorno e il video della conferenza di Maria perché sarebbero stati troppo ravvicinati e quindi uno avrebbe calpestato l'altro. Ma comunque qualcosa da dire c'è e quindi parliamone per iniziare al meglio questa settimana. Perché? Perché ho scelto questo titolo per farvi capire bene o male tutte le cose di cui parleremo nel titolo. Non c'è un argomento solo, ci sono diverse cose da trattare, e cioè una cessione, un acquisto e un paio di errate corrige. Vorrei iniziare da questo, non so se si può dire al plurale. Un paio di errate corrige. La prima è riguardante Cambiaso, che oggi, quindi lunedì, non farà le visite mediche, però si va avanti sulla trattativa. Dragusin non ha ancora dato effettivamente il consenso al trasferimento al Genoa in Liguria e quindi questo blocca un po' la trattativa. Vediamo che cosa succederà, però in teoria si dovrebbe continuare a trattare proprio col Genoa per questo giocatore e si continuerà a chiedere a Dragusin di accettare oppure no la nuova destinazione. La seconda non è proprio un'errata corrige, è quanto più una piccola correzione, un piccolo chiarimento, perché in tanti mi avete detto che in realtà De Laurentiis non ha parlato di Koulibaly e in realtà ha parlato soltanto Giuntoli. In realtà sono due cose diverse, scusate, troppi in realtà. Sono due cose diverse, sono due discorsi differenti. Cioè, De Laurentiis ha parlato ad Azzon e invece Giuntoli avrebbe parlato al ritiro. Ho sentito anche le parole di Giuntoli, dell'offerta fatta a Koulibaly, dei 6 milioni all'anno per 5 anni più un successivo posto da dirigente. Ma credo che vada nella stessa direzione del video che abbiamo fatto domenica, in cui vi spiegavo che, secondo me, il Napoli in questo momento sta preparando la cessione di De Ligt. Non dico la Juventus, ma in generale credo proprio che De Ligt possa, se De Ligt ce l'ho in testa, Koulibaly possa lasciare Napoli, non direzione Juventus, ma che possa comunque salutare la squadra che l'ha avuto per tanti anni in forza e magari anche il nostro campionato di Serie A. Sarebbe un peccato perché sempre meno giocatori di livello sono in Serie A e quindi vedere De Ligt e Koulibaly partire eventualmente, magari pure Skriniar nella stessa sessione di mercato. Capite bene che per quanto riguarda i difensori centrali sarebbe un duro colpo, senza considerare Chiellini, che quello è già ufficiale. Vabbè, discorso anche diverso per età anagrafica, però sarebbe veramente un grande peccato. Ad ogni modo, la Juventus lavora appunto alla cessione di De Ligt e già in settimana dovrebbero esserci nuovi incontri col Bayern Monaco. C'è chi addirittura dice, mormora, che questo incontro possa essere già all'inizio della settimana, già lunedì, con Brazzo, Brazzone, Hasan Salihamidžić, direzione Torino, proprio per parlare con la Juve e cercare di incastrare questo trasferimento. Tra l'altro dall'estero ho letto che addirittura ci sono già alcune cifre che il Bayern avrebbe offerto al calciatore, si parla di 18 milioni di euro all'anno, lordi ovviamente, che sono praticamente 9 milioni di euro all'anno netti, bene o male lo stipendio che oggi De Ligt percepisce alla Juventus, siamo lì, siamo sugli 8, ovvio che poi la Juve ha il decreto crescita, quindi non paga 18 lordi, però sul netto sì. E il Bayern andrebbe in quella stessa direzione. Io rimango sempre della mia idea. Mi sembra difficile che il Bayern Monaco vada a spendere così tanti soldi. È vero, l'ha fatto con Lucas Hernandez, però storicamente il Bayern è una squadra che non è molto aperta a trasferimenti così onerosi e temo veramente che la cifra che possano offrire sia più bassa. È ovvio che poi la Juventus dovrà cercare di mantenere il fronte e quindi potenziare al massimo, finanziare al massimo, monetizzare al massimo la partenza di un giocatore importante come De Ligt, perché questo è quello che deve fare la Juventus al giorno d'oggi. Però questa cessione poi potrebbe portare a un ingresso. Non ne abbiamo parlato nel video di domenica, volevo portarvi un altro video, poi ho avuto un po' di casino con i treni, sciopero, ho perso tantissimo tempo a tornare da Riccione, quindi lo facciamo adesso. Sabato la Roma ha disputato la prima amichevole stagionale contro il Trastevere. Zaniolo è andato in tribuna, non ha giocato, c'è chi dice per un problema fisico. C'è chi dice che in realtà il giocatore non ha niente e siano soltanto voci legate al mercato, quindi io lo riporto per dovere di cronaca e successivamente, senza legarmi a voci di qualsiasi tipo, vi dico semplicemente la mia opinione, e cioè Zaniolo potrebbe essere seriamente in area di trasferimento,
la Juventus potrebbe essere seriamente vicina all'acquisto di Nicolo Zaniolo. In tanti siete preoccupati perché se arriva poi Zaniolo non ha il 22 da assegnargli, prenderà un altro numero, non è un problema, c'è sempre l'otto libero, che per quanto sì, è tornato pure Ramsey alla Continassa, se vai sullo Juventus Store, almeno fino a ieri, non ho controllato oggi, se andavi sullo Juventus Store non c'era il numero di Ramsey disponibile, quindi l'otto eventualmente è libero, magari se lo piglia proprio Nicolò Zaniolo, o chissà, magari Fagioli, Rovella, Miretti, uno dei ragazzi aggregati alla prima squadra, qualora dovessero rimanere in rosa, potrebbero decidere di prendere un numero così importante come l'otto, che fu di Claudio Marchisio più che di Aaron Ramsey, se proprio dobbiamo dirla tutta. Però l'otto rimane sempre un numero al quale sono molto molto legato. Infatti io, come ben sapete, ero fan di un eventuale Pogba 8 piuttosto che un Pogba 10, ma di Pogba 10 ne abbiamo già parlato in un paio di video, non voglio stare qui sopra a ritornare sul discorso. Però Zaniolo, attenzione, monitoriamo questa pista, perché secondo me la Juventus ci sta lavorando e adesso diventerà una vera e propria priorità di mercato, al pari della cessione d'Elite, che quella rimane, ragazzi, la priorità in assoluto. È ovvio che se poi non arriva la richiesta giusta, l'offerta giusta alla Juventus, io sarei quasi per il domandare ad Elite. Tra l'altro ho letto Lello Colpogobbo, che ha scritto bene o male la stessa cosa su Twitter, sono d'accordo con lui, quasi chiedere ad Elite un anno di pazienza in più, di permanenza in più, con un rinnovo di contratto alle sue condizioni, eventualmente con una clausola, quindi concordare un valore che verrà poi corrisposto l'anno prossimo, in modo che la Juventus l'anno prossimo non dovrà trattare con nessun club, De Ligt sarà libero eventualmente, qualora dovesse arrivare l'offerta, di andare dove vuole, trattando semplicemente l'ingaggio, che era un po' l'idea iniziale della Juventus, e quindi chiedere a De Ligt uno sforzo, convincerlo a rimanere un anno in più, perché è ovvio che se la Juve deve cedere De Ligt tanto per... Non ha senso, cioè se oggi devo cedere De Ligt e andare sul mercato e prendere il primo che passa, non ci sto. Cioè, adesso, nelle ultime ore ho letto Acerbi, che ovviamente Acerbi non sarà mai, non potrà mai essere il sostituto, l'erede naturale di De Ligt. Questo ve lo firmo, ve lo metto per iscritto, almeno nel mio modo di concepire il calcio. Poi se la Juventus fa una roba del genere, vado davanti alla Continassa e con dei piatti, delle pentole, faccio un sacco di casino, mi incateno ai cancelli della Continassa, come diceva Leonardo Bonucci, che tra l'altro, apro una piccola parentesi, questa polemica della domenica con i tifosi arrabbiati perché qualcuno ha cantato a Bonucci c'è solo un capitano. Ragazzi, Bonucci è il capitano della Juventus l'anno prossimo, poi si può essere d'accordo come no, io ho già detto tante volte cosa ne penso di Bonucci, era un dato di fatto e non lo scopriamo certo la domenica 10 luglio all'inizio del ritiro. È una cosa che sapevamo da tempo, l'ha ufficializzata Max Allegri nelle ultime partite di campionato, forse non ce n'era nemmeno bisogno di ufficializzarlo perché sapevamo che Chiellini era il capitano, Dybala era il vice, Bonucci era il terzo, ovviamente era quando è tornato Allegri, perché prima Bonucci era il vice, 2 più 2 fa 4, quindi non ci si aspettava chissà quali sorprese. Però sì, è ovvio che se la Juventus non ha la possibilità in questo momento di andare su un sostituto di livello di diritto, perché magari l'ha avuto lì Koulibaly, dice di no, non riusciamo ad andare a prendere Bremer perché è promesso sposo all'Inter, Gabriel dell'Arsenal non si fa per x mila motivi, Akanji, Kimpembe, Badiashile, che sono stati tutti i nomi che sono circolati bene o male come potenziali di diritto, non si riesce a incastrare. Allora io, prima di cedere De Ligt, come insegnava anche il buon Luciano Moggi, prima acquisto, perché non cedo per poi buttarmi sul mercato a capofitto con le altre che sanno che ho intascato tanti soldi e che quindi possono spillarmi qualcosa in più. Se c'è il sostituto, bene, ben venga, si accontenta il ragazzo, ha espresso la volontà di andare. Se non c'è la possibilità, la Juve viene prima di De Ligt, mi dispiace dirlo, ma è così. E quindi cercare di fargli capire, farlo ragionare e dirgli da qui non ti muovi perché non siamo in grado di sostituirti in maniera adeguata, perché se un giocatore importante nel nostro progetto rimani al centro del progetto tecnico-tattico per un'altra stagione e poi l'anno prossimo si valuterà. Ragazzi, ci vediamo nel pomeriggio per la conferenza stampa di presentazione di Angel Di Maria, sto pensando di farla anche su Twitch, comunque poi eventualmente vi aggiorno. Un abbraccio e buon inizio di settimana.